Buonasera! Buonasera, ben ritrovati! Con qualche difficoltà sono riuscito a farmi entrare questo vestito e dopo tutto quello che, dico la verità, ho mangiato tra ieri e oggi, posso dirvi con grande piacere buon Natale a tutti, tanti auguri! Buon Natale a tutti i concorrenti, a tutto il pubblico in studio, a voi da casa. Spero sia un buon Natale, anche perché il Natale dura sempre un po' di più, anche domani è Natale. Godiamocele queste feste, godiamoci i nostri cari, i nostri affetti. E con tanto affetto porgo i miei auguri anche al signor Notaio, buonasera. Contraccambiato, è elegantissimo questa sera, veramente natalizio. Vai come lei, ma l'occasione si sa. Io saluto anche Francesco Luongo che in questo giorno di Natale rappresenta qui ad Affari Tuoi il Movimento Difesa del Cittadino. Tanti auguri al piccolo Andrea Matiacic. Era Max. E anche da parte mia auguri a tutti di un sereno e splendido Natale. E do un benvenuto alla New Entry che arriva dal Lazio. Buonasera. Massimo Mattia, vengo da Aquino in provincia di Frosinone. Da Aquino, come sì. No, dalla provincia di Frosinone. Benvenuto. Oggi stiamo per dare inizio a una puntata che possiamo dire è la puntata di Natale. Ma chi è che se la giocherà fino in fondo in questo giorno di Natale? Magari Nevio delle Marche, sempre pronto a cogliere l'attimo. O magari Ortensia della Campania, che sembra una sciantosa del Tabarèn. Gioca il veterano! Gioca Nicolò, che non se lo aspettava proprio. E lo so, si è abituato, è da 96 puntate in nostra compagnia. Con afte e lesioni della bocca, il dolore è il piatto forte. Alovex Protezione Attiva crea una pellicola che protegge dal dolore e aiuta la guarigione. Da ricordati, Alovex Protezione Attiva. Lauretana, l'acqua più leggera d'Europa. Anche quest'anno è già Natale, Natale esser meno soli, scegliere il bene e non il male, vivere insieme, se no che è Natale, se no che è Natale. Prigioniera del muco. Fluimucil mucolitico. Azione diretta per sciogliere il muco. È un medicinale a base di acetilcisteina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. E ti senti libera? Scoprite il piacere di camosciare. Ogni giorno il gusto unico, morbido, delicato di Camoscio d'Oro. Dal regista premio Oscar e due volte Leone d'Oro, Ang Lee. Ah! Due incredibili naufraghi. Uno straordinario viaggio verso casa. Il film che Time ha definito il nuovo Avatar. Un trionfo per gli occhi. Avevo perso ogni speranza, ma Dio mi guardava. Vita di Pi, dal 20 dicembre al cinema. Anzi, ve li ribadisco, buon Natale. Stasera grande partita, giochi il veterano. Nicolò, quante puntate con noi? 96. E allora guarda, dopo 96 puntate puoi piazzentare ancora un minuto perché è il momento. Voi da casa avete l'opportunità di giocare al nostro gioco telefonico musicale. Attenzione, lo vedete il pacco tutto d'oro? Vi chiedo il nome di un cantante molto famoso. Mi dovreste dire chi canta la mia banda suona il rock. Attenzione, le due possibili risposte sono la 1, Ivano Fossati, la 2, Natalino Otto. Allora, ascoltate un po', forse può esservi d'ausilio.
Se volete giocare con noi potete inviare un sms al 478-478-1 oppure chiamare da telefono fisso l'89-40-40 al costo di un centesimo. Uno di voi vincerà 1000 euro in gettoni d'oro. Che dire, buon divertimento! Senti, 96 puntate. Tu sei arrivato qui e alla prima puntata, lo ricordi? Subito sei stato sorteggiato. Subito. Hai iniziato a giocare e al pacco matto cos'è riuscito? Vai Orest. Vediamo cosa era successo. Riviviamo quella puntata di 3 mesi fa. Chi gioca con noi? Attenzione, il Piemonte, 30.000. Apri. 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 Pacco matto! Speriamo di avere più fortuna che quei pacchi. Per Nicolò Corrado c'è... Vai o resti! Vado. Senti, sei pronto? La tua seconda occasione, hai aspettato tanto, sei giovanissimo. Nicolò, quanti anni c'hai? 22. E allora andiamo. Andiamo. Forse la vita per te può partire in maniera diversa, proprio partendo da questo tabellone, perché hai in mezzo ai blu una cornamusa, Nicolò. A me la cornamusa piace, ma la zampogna italiana mi fa letteralmente innamorare. E poi hai un animale che è lo Shar-Pei. Prima di abbaiare, che fa questo Shar-Pei? Questo vi chiedo nel vento. Non lo sappiamo. Di sicuro, in questo giorno di Natale, che ti auguro possa essere portatore di tante belle cose, ci sono anche tanti, tanti bei soldi. Guarda là, 500.000 possono diventare 1 milione di euro. Hai aspettato tanto. In bocca al lupo, iniziamo a giocare. Allora, attenzione! Come ti chiamano? Qual è il tuo soprannome? Superpacco. Superpacco, eccolo qua! Arriva l'altro Superpacco, quello di Affari Tuoi, il nostro eroe. Mi devi dire quale vuoi sia il tuo Superpacco. Allora, Superpacco, chiamiamo... 15 in Lazio, new entry. 15 in Lazio, subito la new entry. Prego, togli lo spago. Tutto bello rosso, eh? È Natale. Attenzione, sai già cosa accade se indovini che c'è qua dentro? Cosa accade, Nicolò? Se indovino i 250, a meno che non siano lì dentro, diventano 500.000. Ma qua dentro che c'è? 500.000. Ha giocato da veterano, questo mi fa capire... Vi fa capire perché hai giocato da veterano. Perché se tu li perdi, indovinando, li rimetti in gioco. Non è stato stolto il ragazzo. Questo vi fa capire che ci sarà una grande partita. Ma qua 30.000. Andiamo. 5 tiri. Si parte. Posso togliermi la sedia? Posso stare? Va bene, prego. Tesina bella. Allora, questa volta è diverso. Conosco tutti. Conosci tutti questa conosco volta, tutti. Non era come la prima volta. È meglio. E conosco anche chi è andato via. Allora, il 13 Valle d'Aosta. Così saluto anche Rossella che è andata via per colpa mia. Eh sì, va proprio detto. Apri. Un centesimo, grazie Tatiana. Altri 4. Meglio. Non ti potrò scordare. Facciamo l'uno e il Molise. L'uno e il Molise, il bell'Antonio. Apri. 75.000. Va bene, insomma, vabbè. Meglio dell'altra volta. Contento tu. Questa è bella, dai. Ma che vuole? Ma che fa? Come vuole? Non è come... Ma guarda, qui si sventola la signora! Ma torni al suo posto! Buonasera! Cioè,
C'è poco da fare, è sceso prima perché oggi è il suo giorno e il Natale quando arriva, arriva, c'è poco da fare. Si piazza qui. Mi ci sto quasi affezionando a questo Babbo Natale così giovane e simpatico, eh? Vabbè, anch'io preferivo la Befana, quello ci abbiamo, Nicolò, tre tiri, andiamo. È duro, duro lo stesso, facciamo 17 Lombardia. 17 e Lombardia. 17 è un numero famoso. Numero famoso? Numero famoso tra di noi. Tra di voi, perché? Che dite il 17? È il 17 è il numero che porta bene. Porta bene? Porta bene. Bene, vediamo, Marco. Vabbè. Probabilmente sì, dipende vediamo. Da quello che peschi. Vai. Qua c'è un ragazzo che è cresciuto ad affari tuoi. È venuto e ha scoperto una grande città. Buon Natale. Ormai saluta, ormai è un divo. Lui arriva da Bene Bagen, provincia di Cuneo, è un laureando in ingegneria, ha pochissimi giorni, ormai credo che proprio prossima settimana discuterà la tesi e sarà laureato. Cosa dire? Posso dire una cosa? Che tutti ormai lo conosciamo bene. Y si apre, X resta in gioco. L'incrocio non va bene, vero? E se faccio il doppio? Il doppio incrocio! Weila, qui è roba veramente da contorsionisti! Ti porta bene, 1.000 euro, ottimo! Altri due tiri! L'Avia il 16 Friuli Venezia Giulia. L'Avia questo. Apri questo palco. Apri. 100.000. Peccato. Stavo per dire va agli ultimi, ha aperto sei pacchi lasciando i tre rossi più grandi in gioco. Dopo questo pacco spero di poter dire che tu hai lasciato i due rossi più grandi in gioco. Lo Sharpay lo vorrei eliminare. Anch'io. Proviamolo. Il grande Silvestro, 19 in Sardegna. Silvestro, vai tu ad aprirtelo, vai. Non è un buon segno, però. Non è un buon segno? Cosa non è un buon segno? Quando il dottore ti manda ad aprire? Posso andare di là? Dice lui. Fai come vuoi, vai. È Natale. Da è domani Natale. Scordatevi tutti questi piccoli privilegi e da domani si torna seri. Ma a Natale, come non accontentare un ragazzo così giovane? Apri. 250.000 euro. Addio. Sogni di gloria. Vieni qua. Che la maledizione del veterano colpisca un ragazzo così giovane il giorno di Natale. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Il dottore. Buon Natale, dottore. Ah, buon Natale. A tutti gli amici di Affari Tuoi, buon Natale a tutti gli italiani, a tutti i concorrenti, buon Natale a tutti. Ho sentito bene? Tranne che a me. Nicolò, quanto vale questa partita, questo tabellone? 1.000.000. Perché? Poco matto. Io pesco a raddoppia. Certo. E allora, il dottore è confortato da questa tua affermazione. E quindi, cambio. E io lo ringrazio e accetto. Accetta il cambio? Accetto. Sei già con cosa? No, ancora. Pensaci. Allora.
Se guardo solo i numeri, diciamo che i numeri nella vita ci sono sempre. Sono tutto, sono niente. Quindi... Però... Veniamo, dai. Prendo il 10 la Puglia. Mi pare che mi devi fare un favore, vediamo, dai. No, al dottore. Vuoi, che... Posso andare? 10 la Puglia, perché 10? Raccontami mentre lo cambi. Non c'è un motivo. Non c'è un motivo? Forse guarda, perché oggi è il giorno di Natale e la concorrente della Puglia si chiama Pasqua? Eh? Vuoi vedere cosa hai lasciato? No. Non ti interessa? No. Strano per un veterano. Bene, tre tiri. Ripartiamo. Allora. 9 campagna. Ortensia, ma è la tua festa? Oggi è il tuo compleanno, sei nata il giorno di Natale. Tanti auguri! E allora, visto che è Natale, sei vestita come una sciantosa del Tabarén, ti mando il nostro veterano ad aprire il pacco. Vai, ma non dietro, davanti. Meglio. Io lo vedo un po' dispiaciuto che se ne vada a fare i tuoi. Senti l'alcefalo. Apri. Binario, triste solitario. Ma non è che niente niente stai pensando di restare altri 3 mesi qua? Che c'è ancora il pacco matto in gioco, no? Non vorrei che mi ci prendi la pensione ad affari tuoi. Dottore? Questa puntata di Natale, come tutte le puntate del mese di dicembre, più che mai riserva sorprese. Signore e signori, affari tuoi, visto il tabellone, in questo giorno di Natale si tramuta in affari loro, sigla! Signore e signori, benvenuti ad Affari Loro, il gioco che coinvolge 20 pacchisti che potrebbero avere la fortuna in questo giorno di Natale di ricevere il più bel regalo possibile, quello magari di beccarsi dal pacco matto un vai un resti e un arrivederci e di giocare qua con uno Sharpay e una cornamusa. Applauso! Bene, lo scopo del gioco, trovare il pacco matto e pescare arrivederci o vai o resti. Dopodiché, tutto sarà in mano tua, perché ad affari loro, il nuovo formato che lanciamo da stasera, è tutto in mano del concorrente. 2 tiri per ora. Allora. Parti, 2 tiri. Chiara, 14, Toscana. Chiara, Toscana, c'è il pacco matto? Apri. No! Stiamo a posto, un altro tiro. 11, Sicilia, Graziella. Graziella, dai, la Sicilia. Vai. Cosa devo fare fuori adesso? Non ci credo. Mi dispiace. Pacco matto. Qua c'è una grande palla di Natale. Potrebbe farti un vero regalo. Sta a te trovare quello giusto. Speriamo nel raddoppio.
giochi per il raddoppio, quindi giocare per 40.000 euro. Te lo auguro. Potete respirare adesso, torna, torna! Dottore! Bene, ora è il momento di aprire un blu, dottore? No? Ora c'è prima un'offerta, perché sappi che qualsiasi cosa tu deciderai di fare, se dovessi, anzi, tu dovessi accettare, la terzina partirebbe con l'apertura di un pacco blu, chiaramente. Dottore. Quindi rischi su due pacchi, perché uno te l'aprirà il dottore, chiaramente. Ti ricordo che c'è ancora un'automobile in gioco. E in più... Io speravo se lo scordassi. Tu li hai visti mai i film di Natale? Quelli di Frank Capra. Quei film dove a un tratto entra una magia. Io voglio aiutarti. Voglio darti un po' di polvere magica. Perché io credo che tutto possa ancora accadere. Ed è per questo che voglio che quella X diventi d'oro. Dottore. Intanto c'è una certezza, 22 anni, a Natale 5.000 euro, non sono mica pochi, bastano? Beh, tabellone che non commentiamo. Ho 6 blu, 3 arancioni, posto relativo, il pacco Natale che potrebbe esserci l'automobile. Sì. E poi 200.000 euro, a Natale fa un comodo. Ah, come no? Manca Santo Stefano. Ma anche gli altri giorni. Dai. 5.000 euro sono soldi perché studiando uno non li guadagna, naturalmente. Perché tu non guadagni, sei uno studente. Anzi, li spendi. Quindi? Ringrazio il dottore, rifiuto e vado avanti. Bene! Dai. Notaio, buon Natale. Altrettanto. A tutti. In bocca al lupo. Eccoci qua. Cosa apriamo? Il dottore sta per aprire un blu, ma prima, senti un po', qualcosa squilla. Ti volti? Ciao, Filip! È da tanto che aspettiamo questo momento, finalmente ora possiamo fare il nostro Project X insieme. Quindi, vedi di portare a casa qualcosa, con giusto l'idea di cambiare moto. Noi lo sappiamo che ti sei divertito, super pacco, ma è ora di tornare alla realtà ed avere un po' più di tempo per gli amici. Che sono più importanti del denaro. Ma, nonostante tutto, gioca bene la tua partita. E anche quando sei in difficoltà, ricordati di urlare. Miguel! Forza, amico! Ciao, Caminosso! Chi sono? Sono gli amici, alcuni amici del mio paese. Del tuo paese? Sì, sì, sì. Senti, ma una cosa te la devo chiedere prima di aprire questo blu. Tu sei stato, tu vieni da Benevagen, provincia di Cuneo. Stare 3 mesi a Roma, un po' ti ha cambiato. Sì, dai, ma è cresciuto. T'ha cresciuto? Ho conosciuto 114, 115 persone di altre regioni e ognuna con il suo bagaglio interessante. E questo ti fa crescere. Poi mi dici su come ti sei divertito, super pacco, però, quello ne parliamo dopo. Dottore. È il momento di aprire un pacco blu. E il pacco è il 20 dell'Emilia Romagna. Barbara. Prego. Prego.
Hai rifiutato? Affari loro, si è già chiusa, è stata una puntata molto breve, solo su due pacchi. Ora giochiamo per 200.000 euro e un'automobile. Scopo del gioco è togliere più blu possibili. Mattiacci ci voleva intervenire. Max, sì. Volevo solo constatare che questa puntata di Natale è veramente particolare, purtroppo in una maniera non molto positiva per il concorrente. Infatti la probabilità di aspettare ben 96 puntate e poi aprire nell'ordine dai 30.000 ai 500.000 entro i primi 7 pacchi, beh, la probabilità era di 1 su 12 milioni. Complimenti. Grazie. Bravo. Bravo. Nel frattempo vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri sms o chiamare per scoprire il nome del famoso cantante nascosto nel pacco tutto d'oro. Chi canta la mia banda suona il rock? Ivano Fossati o Natalinotto? Ditecelo voi. Due tiri. Allora, il mio vicino, dai. La Liguria, il 3. Francesco. Apri. Ammazza che zella. Ma Diacic, non faccia calcoli, sennò le scoppia la testa, perché più zella di così ci giochiamo il matematico. Vuoi vedere tu? Vai. Che dice Diacic? Supera ogni possibilità di calcolo. Una sfortuna del genere. È enorme, enorme. Ho pure timbrato bene. Hai pure timbrato bene? Benino, dai. Bene. Quanto c'è? 32? Nemmeno pochi. Andiamo, andiamo, andiamo. Ultimo tiro. 12 il Veneto. Vai, Sara. 12 il Veneto. La veterana da adesso. La veterana. Sara, apri. Dottore? Vabbè. Oh. Che Natal. Cambio. Dai, cambiamo. Accetto. Accetti il cambio, ci tanto ormai. Con cosa cambi? La frittata l'ho fatta. 5 l'Abruzzo. 5 l'Abruzzo. Il primo pacco che avevi cambiato, ricordi qual era? 8 Puglia. E perché non l'hai mai aperto? All'inizio avevo una strategia. Ah, avevi una strategia? All'inizio avevo una strategia, ora non l'hai più. Ora io mi chiedo, visto che bisogna trovare il pacco Natale, perché il pacco Natale poi una vittoria te la dà, certa, una volta che lo tiri fuori. Certo, un conto è pescare il torrone, un conto il weekend, un conto il televisore, un conto l'automobile. Il cambio c'è stato, ma non vuoi vedere che c'era nell'8? Non vuoi vedere che c'era nel pacco che avevi tu, nel 10? 10 Abruzzo. E l'8 non lo apri? Ancora la sua strategia? Parto dal 10, no. Bene. 10 l'Abruzzo. Apri, Maria. Lo Sharpay! Lo Sharpay è un cagnolino molto carino. È un cagnetto originario della Cina. Bambini, lo Sharpay è famoso per la sua faccia buffa e il suo carattere festoso. A prima vista non si direbbe, ma è un ottimo cane da guardia. I ladri infatti lo vedono, lo guardano, scoppiano a ridere come matti. È meglio di un antifurto. Due tiri. 5.000, 10.000 e pacco Natale. Siamo uguali. La stessa cosa. 8 Puglia. Qua? Mo li apri però. Pasqua. Ma non poteva essere sorteggiata nei provini subito dopo le feste. Mi fate incarbugliare. Scherzo, chiaramente Pasqua. Apri. 5.000. Altri soldi. Il fatto è che 5.000, quando li hai dati via, erano una gioia, un tripudio. Adesso
erano qualcosa. Ultimo tiro. Dai, andiamo agli ultimi 5 pacchi togliendo un blu. Oppure tira fuori pacco Natale e portiamoci a casa quest'automobile. 7 le Marche, dai. 7 le Marche, Nevio. Mostra. 100 euro, bene, 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 bene. Dottore, siccome è Natale, abbiamo fatto tanti giochi, non lo so, ne abbiamo fatte tanti in questa mezz'ora con te. Attenzione, parte il terzo formato della puntata. Questo gioco è, pronti con la sigla, lo vuoi o no, il pacco Natale, sigla! Buonasera, benvenuti a Lo vuoi o no il pacco Natale. Siamo qui con il nostro concorrente Nicolò Corrado, che arriva da? Bene Magenta. Provincia di? Cuneo. Quanti anni hai? 22. Bene. Per 3 pacchi, se lo vuoi questo pacco Natale, cambio. Rifiuto e vado avanti. Bene, ha rifiutato il cambio, lo tiene. 3 tiri, andiamo. Animo, dai, vabbè, dai. È Natale, su. 18 Basilicata. 18 Basilicata, Antonella. 10.000. Apri. L'ha detto, 10.000, che diamine. Sì, dottore. Allora... abbiamo superato ufficialmente la maledizione di ogni veterano di 10 anni d'affari tuoi. Una sfortuna così un veterano non ce l'ha avuta mai. Che chiami? Il 6 Trentino Alto Adige. 6 Trentino Alto Adige, Valli. Forse no, apri. 20 centesimi, dai, 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 dai. 4 Calabria. 4 Calabria, Angela. Non c'è tanto, non c'è. Vai tu ad aprirlo. 50 euro, ma no. C'è pacco Natale. Eh no, quelli ci rimette lui se c'è quello, non io. Ci vengo più qua, Max, dai, va, per favore. Quello è poco, ma sicuro. Che c'è là? Apri. Sì, pacco Natale! Vieni, vieni! Perdici un minuto di più. Anche due, va. E tira fuori l'automobile. Vai! Quale pesco? Sta morendo. Prende l'automobile o il cesto di Natale? Il televisore? Dalla a me. No. Vieni qua, perché la tua puntata in pratica finisce qui. Che c'è qua dentro? Torrone. Babbo, vieni qua. Levati. Io no. Ciao. Glielo diamo. Torrone. Un bel televisore in alta definizione da 2.500 euro. Portatelo via. Andiamo ad aprire gli ultimi 2 pacchi. Nel frattempo diamo lo stop alle telefonate e agli sms e scopriamo insieme chi è il cantante di questa sera. La mia banda Sony Rock la canta... Ivano Fossati. Dottore, l'ultima offerta. Li vuoi 50? 25 euro, li vuoi? Rifiuta, vado là. Rifiuta! Vediamo cosa aveva. 50 euro, apri Elisa. Vieni, babbo. Vieni qua. Dottore. Lei è solo.
le manderemo una fetta di panettone. Buon Natale anche a lei. Apre l'acefalo. Affari tuoi, a domani.